Ladies, benvenuti in un nuovo video. Alzo gli occhiali perché questo tentativo fallimentare di metterli per sembrare più intelligente, per somigliare ancora di più a Belle, non mi sembra molto riuscito. In questo video, infatti, a proposito di Belle, andremo a provare insieme la collezione di I Heart Revolution, credo. Io comunque l'ho comprata sul sito di Revolution UK, quello inglese, che non ha dogana, ci mette pochissimo a spedire, escono sempre lì le cose per prime rispetto all'Italia, anche se questa è uscita con pochissimo di differenza. Vi lascio il link qui sotto e appunto ho acquistato la collezione della Belle e la Bestia. È uscita una mini collezione dedicata a tre principesse per ora, cioè tre mini collezioni, e quella che mi ha colpita di più, anche in realtà forse quella che mi piace di più delle tre, è questa della Bella e la Bestia. Sono uscite tutte le cose che ho preso più una, ma non l'ho presa, adesso vi spiegherò perché. Allora, i prezzi bassissimi, perché come al solito Revolution e poi I Heart Revolution sono dei brand low cost, quindi andiamo a vedere un po', a testare l'opinione 100% sincera, come saranno questi prodotti. La collezione prevede un paio di ciglia finte, A Tale of Enchantment, sono sintetiche, quindi non di visone, e questo è il modello di Belle. Queste sono super, super naturali, secondo me. Vedremo più avanti come sono. Tra l'altro ho deciso di fare oggi questo video perché lunedì, quindi domani per voi, andrò a fare la laminazione alle ciglia che avevo fatto quest'estate. Avevo amato e quindi ho deciso di rifarla a distanza di parecchi mesi. Quindi ho detto dai, le ciglia finte le metto adesso, perché poi diventa un po' più complicato quando avete la laminazione e semplicemente non ne avrete neanche voglia perché saranno pazzesche. Poi abbiamo un gloss, A Tale of Enchantment, credo sia il nome un po' della linea perché è scritto anche qui, e questo lip topper, in realtà c'è scritto, quindi si può mettere sopra anche a un altro rossetto, a qualsiasi cosa. Questo è il packaging esterno, mi piace tantissimo questo della linea di Belle con il bordeaux e l'oro, e questo qui è il gloss in sé, anche questo secondo me è meraviglioso, cioè completamente tipo oro, non vedo l'ora di vedere come risulta sulle labbra, magari lo proviamo prima da solo, poi con qualcos'altro sotto se non ci piace. E poi la vera star, ovvero la palette, sapete cosa mi sembra? La cassetta, cioè mi sembra la forma di una cassetta. Io sono parte di quella generazione che ha vissuto sia le cassette, i DVD e adesso lo streaming, e Netflix, i servizi insomma che ci sono al momento, quindi l'ho vissute tutte, però quando ero piccola avevo le cassette, quindi mi piace moltissimo questo packaging. E qui appunto c'è Belle nel momento del ballo. Questa è una palette non solo per gli occhi, cerco di aprirla senza rovinarla, ecco qui, dun dun dun. Bellissima, dentro è come fuori praticamente, che bella, cioè sembra anche la copertina di un libro, non so perché ho detto effettivamente che mi ricorda la cassetta, quando sembra più un libro, anche adesso come si apre qua, sembra più un libro, però vabbè, mi ricordava anche la cassetta, perché evidentemente io da piccola ho visto la cassetta. Vado ad aprire perché si apre esattamente a metà, vado a togliere anche le plastichine. Ok, da un lato abbiamo gli ombretti, sia opachi sia shimmer, metal, adesso vedremo un po' come sono le formule. Quelli opachi hanno tipo una pressatura che sembra un po' tipo le onde della sabbia, la stessa che abbiamo anche nel lato della palette viso, dove ci sono sicuramente blush a sinistra e a destra in teoria ci sono illuminanti, però dal vivo non sono molto luminosi, magari è la pressatura che me li fa vedere poco luminosi e indossati lo saranno. Già sto vedendo i nomi che sono super carini e tutti quanti ovviamente legati al cartone, al film, a tutto quello che avete visto, comunque al mondo della Bella e la Bestia. Faccio anche una coda bassa, ho per evitare di sporcare i capelli, sempre stile Belle, ho messo anche le perle. Oggi ho cercato di, non lo so, darmi una vestita alla Belle, secondo me. Ci sono tantissimi colori che mi ispirano in questa palette, però vorrei ricreare un mood un po' oro-giallo, come il vestito giallo che indossa lei, e bordeaux marrone come i suoi capelli. Questo bordeaux della copertina mi piace tanto, un po' come la rosa rossa. Quindi penso di iniziare proprio con la shade che si chiama Rose, che in realtà è un rosso, che è opaco. Ah, la palette non ha specchio, ovviamente, avendo le due parti piene di prodotti. Ok, magari vi avvicino per farvi vedere e prevedere insieme la pigmentazione, che non mi sembra altissima, ma secondo me si può lavorare.
Il fatto che il pigmento non sia così alto, cioè non è un pigmento pressato, evita anche in realtà che ci sia fallout, quindi pro non c'è fallout e il colore comunque si vede, basta prenderlo più volte. Contro probabilmente non durerà tanto tanto tante ore e non è super intenso come colore da subito. Per scurire la parte esterna vado a prendere prima Gaston, che sembra più o meno lo stesso colore, un po' anche marroncino, quindi comincia ad essere mattone, però dovrebbe essere shimmer e più scuro. Effettivamente sembra quasi un tono su tono, non è quello che voglio, quindi provo a prendere Beast, che è invece il marrone, anche questo però shimmerino, vediamo un po' se... Se comunque... Sicuramente questo l'intensità la dà, questo marrone, però fa fallout e essendo metallizzato comunque ha dentro una perla che va a riflettere. Io non sono una persona che non usa gli shimmer, ad esempio qui, no? Preferisco ovviamente in generale gli opachi, però li uso. Solo che questo è un tipo di perla che, come posso dire, enfatizza i pori addirittura della palpebra. Quindi cercherò di mettervi un close up, non mi fa impazzire. Il problema qual è? Che guardando gli ombretti della palette non ci sono opachi scuri e me ne sono resa conto adesso che stavo usando i colori scuri che mi servivano per fare il look che avevo nella mia mente, ma li trovo solo shimmer, quindi questo comunque è il risultato che posso ottenere. Cioè l'altro colore più scuro oltre questo è un blu, ma è comunque metallizzato, e se vedete tra gli opachi il più scuro forse è il rosso che abbiamo usato prima, o forse è un grigio. Continuo comunque, potrebbe venire comunque qualcosa di carino, sono fiduciosa. Le campane. Comunque il marrone si mangia un po' il rosso, e se poi cerco di andare di nuovo sopra con il rosso non si vede nulla, quindi prendo un po' di... Invece poi con Misty Spot, che è il colorino opaco burro, vado con un piccolo pennellino a sfumare i contorni. Adesso vado a fare un half cut crease con il colore Beauty, quindi con l'oro giallo, sperando vivamente che si veda. E si veda tanto. Prendo il colore, lo sgrano un po' perché, cioè, faccio un po' così, come se dovessi grattare un po' la prima parte, perché è molto pressato. In realtà cerco di pressarlo qua. Giallo si vede, cioè giallo, che è giallo si vede anche perché appunto avendo messo una base che è praticamente una tela, però non è brillante, cioè è come se fosse gessetto grattugiato, capito? Per unire comunque la parte gialla alla parte che abbiamo creato prima sono indeciso se utilizzare Ballroom o Lumiere, ma forse lui, Ballroom. È sempre, diciamo, shimmerino, ma comunque sì, appunto, particolare, perché non è né straluminoso, ma comunque va a evidenziare i pori se lo usiamo nella parte appunto finale. C'è anche da dire sicuramente che dipende da persona a persona, da incarnato a incarnato, però i colori più interessanti hanno proprio questa texture qui. E secondo me mancano anche banalmente dei colori di transizione opachi per poter utilizzare questi colori qui, cioè marrone, oro... questo bronzo li abbiamo tutti in questa formula, non li abbiamo opachi. Sembro una pazza soltanto con gli occhi truccati, quindi vado a fare tutta la base e torno. Eccomi, con la base fatta già è un'altra cosa. Prima di andare a completare il look viso sempre con la palette, voglio andare a mettere le ciglia finte, quindi queste qui le prendo dal loro cassettino, che è veramente carino. Vabbè. Beh, cioè io non ho parole per quello che è appena successo. Stavo cercando di togliere le ciglia finte facendo anche attenzione, cioè piano piano, adesso provo a togliere quest'altra. La provo a togliere con una pinzetta, perché guardate cosa mi è successo all'altra. Cioè ma come cacchio è possibile? L'altra sono riuscita a staccarla senza troppi danni, ma comunque c'è una colla troppo forte ai lati, che rimane anche attaccata alla ciglia stessa. Mi sono super intristita. Poi in questo momento, siccome sono in preciclo, molto molto vicina ad averlo, sono molto triste. Cioè proprio in generale, ho già dei alti e bassi. Questa cosa della ciglia non ci voleva. E niente raga, ho buttato i soldi delle ciglia. Così. Non voglio dare la colpa alle ciglia, che sono troppo
troppo fragili, eccetera. Però fatto sta che adesso non le posso utilizzare. Se no faccio una cosa: applico questo pezzettino finale da un lato e quest'altro o quest'altro lo faccio uguale e lo applico dall'altro. Onestamente, si nota? Boh, cioè, secondo me no, perché questa tecnica in realtà mi piace molto, cioè quella di mettere solo il pezzettino finale, però con delle ciglia più visibili. Queste qui di Belle secondo me erano veramente, secondo me non si sarebbero già viste granché tutte quante, tutte intere, non rotte, ma così mettere il pezzettino finale secondo me solo se, cioè non su un trucco già così carico, perché secondo me non si nota molto. Vado sopra con il mascara, utilizzo questo di We Make Up. Eccoci qui, adesso concentriamoci sul viso. Il look occhi comunque non mi dispiace affatto, però non ha, non lo so, non ha quel quid in più. Si dice quid in più? Non lo so, che dite? Cioè forse avrei messo qualcosa di veramente luminoso dove c'è l'oro giallo. O forse no, cioè è meglio così. Cioè veramente sono un po' indecisa. Cioè tipo avresti aggiunto un oro, un ombretto liquido sopra, glitterini o proprio glitter. Forse io sì, cioè per quello che avevo in mente però. Poi andiamo nella parte appunto, avevo paura di sporcarmi tutta la maglia. Andiamo nella parte viso. Penso di dover fare degli swatches di questa parte per capire un attimino i colori. Allora questi sono i tre blush, eccoli qua. Quello al centro è praticamente invisibile, cioè molto 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 chiaro, quindi sulla mia pelle andrei per uno dei due che si nota insomma un po' di più. Per quanto riguarda gli illuminanti invece, non so se si vedono bene e a parte che c'è un casino fuori, non so che cosa stanno facendo in questa via a quest'ora. Vi dico solo che è sabato sera, vabbè. Questo è troppo scuro, troppo aranciato. Questo mi piace tanto, nel senso tra questi tre è il mio preferito. E questo invece ha un riflesso troppo strano. Dal vivo è tipo verde, grigio. Non lo userei. Andiamo con quello centrale che è True Love. E è anche il più champagne caldo. Utilizzo come pennello questo che mi piace tantissimo di Wet n Wild e Bretman Rock. Spero che sia... Dai sì, è vuoto. Cioè, oddio, c'è un po' di illuminante ancora forse. Vado prima però con il blush. Vado con Something There. Ne prendo un bel po', metto anche un po' sul naso. Questo è il risultato ed è un colore pescato abbastanza classico. Non ho esagerato troppo perché su questo look avrei preferito qualcosa di più desaturo, sia per il, cioè sia se avessi dovuto scegliere questo più rosa, sia questo che ho utilizzato. In realtà un po' di rosa sopra ce l'ho anche messo. Quello che mi incuriosisce di più è l'illuminante, quindi andiamo a vedere. Mi piace, dal vivo... In camera l'effetto mi sembra molto bello, dal vivo è quasi più una cipria luminosa, cioè, a parte qua un po' troppo, ok? Cioè è tipo una perla molto sottile, questa cosa la apprezzo tantissimo perché non enfatizza troppo i, insomma, la grana della pelle, però è tipo anche un po' cipriata, quindi è meno... Come posso dire, da meno l'effetto quasi glitter quando lo vedi metallizzato, ma è più soffusa e cioè è praticamente strano, è come gli ombretti, cioè capito, manca quella cosa tipo effetto bagnato, ma allo stesso tempo non è affatto male perché ha proprio l'effetto di una cipria luminosa, super luminosa, quindi che non utilizzerei mai sul viso, ma utilizzerei come appunto illuminante. E secondo me come effetto bel questo, questo ci sta. Ci sta molto. Anche come angolo interno dell'occhio, a noi non serve adesso, però se ci fosse servito sarebbe stato adatto secondo me. Andiamo a provare adesso questo, cioè raga, questo invece è un sacco come colore e penso che siccome abbiamo occhi e appunto questo illuminante del viso luminosi ma in un modo non bagnato, possa essere la conclusione diciamo perfetta per questo make-up, perché spero abbia un effetto super bagnato, oro, lucido, giallo, la mia aspettativa. Questo è pieno di glitterini oro, lo vado a riprendere e lo applico per ora al centro delle labbra. Raga, questo mi ricorda tantissimo tipo l'oro giallo di Fenty Beauty, mi piace così. Cioè l'ho messo sull'arco di Cupido, al centro delle labbra, ma non vado negli angoli.
Così dà un po' un effetto. Sono particolari le labbra così. Forse a qualcuno piacerà più come lip topper, però è un concetto che non è... che non mi dispiace in questo caso. Abbassa anche un po' la luminosità per farvi vedere meglio. Cosa ne dite? Cioè, è come se mancasse qualcosa in questo make-up. Sicuramente la mia faccia è un po' una palla perché non ho fatto contour, non c'è bronzer, non c'è terra. Però non volevo usare troppe cose fuori dalla collezione, che già ovviamente non ha... tutto. Forse anche delle ciglia più intense. Non lo so, voi che cosa pensate? Cioè, per me il risultato non è né promosso né bocciato, perché purtroppo non mi aspettavo di più. Cioè, c'è da dire questo, che in base ai prodotti che ho provato non mi aspettavo di meglio. Cioè, se questa fosse stata una collezione di Nabla ci sarei rimasta malissimo. Se questa fosse stata una collezione di Anastasia Beverly Hills, di, sto pensando a brand che fanno ottimi ombretti, eccetera eccetera, ci sarei rimasta appunto super male. Ma per essere una collezione di Revolution, è come quando provo le collezioni di Essence, non ci sono rimasta male. Però mi aspettavo almeno una formula di ombretto un po' più particolare, invece ci sono soltanto queste due tipologie. I limiti della palette comunque ve li ho detti prima, cioè i colori opachi. Forse avrei fatto esattamente il contrario nella palette, avrei messo i colori che sono opachi metallizzati e quelli che sono metallizzati opachi, tranne l'oro, che ci sta metallizzato, questo giallo. Comunque più lo guardo, più il concetto invece mi piace di questo gloss così. Se devo pensare al brand, al prezzo e a tutto quanto, dico... ok, comunque è promosso. Fatemi sapere ovviamente se il make-up vi piace, soprattutto qual è la vostra principessa Disney preferita. A me piace molto Belle, ma la mia preferita in assoluto, e penso che qualcuno di voi già lo sappia, è Pocahontas. Cioè, Pocahontas per me è tipo number one. I love her. Independent woman. Perché tutti i brand che fanno tipo le collaborazioni con Disney, eccetera, sono brand che fanno qualcosa di buono, perché il mio make-up è buono, ma non brand ottimi. Cioè, capito? Perché tipo Anastasia Beverly Hills non fa una palette occhi in collaborazione con Disney? Perché non fa la palette Pocahontas, capito? Glielo proponiamo? Cioè, secondo me è top. Grazie per avermi seguita, ladies. Io vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul canale. Se non siete iscritti ancora, fatelo. Guardate che bella questa hand card natalizia. Vi aspetto come al solito anche su Instagram, TikTok, il canale Test & Tell. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye, ladies. See you soon.